L'ASL di Brindisi entra nelle scuole per promuovere il progetto Il Dono a Scuola, realizzato con l'associazione Lo Sportello di Mattia, dedicato a Mattia Tagliente, un 24enne morto nel 2013 dopo un incidente stradale che donò i suoi organi. Un tema sul quale si parla troppo poco, sul quale c'è molto spesso ignoranza, e questa ignoranza dobbiamo superarla. Dobbiamo superare dei pregiudizi che sono legati alla donazione degli organi e che molto spesso ci inducono a non dare una risposta affermativa quando ci viene posta la domanda: tu vuoi donare gli organi? Molto spesso, proprio perché non sappiamo cosa ci sta alle spalle, siamo indotti a dare una risposta negativa. Un progetto importante che coinvolge genitori e studenti del quarto e quinto anno degli istituti comprensivi di Brindisi e Provincia, organizzato in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, coordinato dal professor Loreto Gesualdo e con l'Ufficio Scolastico Regionale. Un progetto che mira proprio a sensibilizzare gli studenti su una materia che è ancora poco conosciuta, di cui poco si parla, quello dei trapianti, della donazione degli organi. È una materia in cui c'è ancora poca informazione o informazione distorta. Un'iniziativa per formare e informare rispetto ad un tema purtroppo ancora troppe volte sconosciuto o comunque del quale si parla troppo poco. È una giornata di formazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. È importante diffondere la cultura della donazione, perché i ragazzi devono sapere che donare non è solo un atto di generosità, ma dona la vita e moltiplica la vita.